Attenti a quei due, il ritorno. Se lo volete, Zotti, dite sì. Se non lo volete, dite no. Bene. Vai Roby. Ciao amici di Gorizia TV, attenti a quei due, niente, perché come vi ho detto l'altra volta, l'ho incontrato per la strada, ci abbiamo parlato un attimo e dopo era tutto da dire, perché ho detto una persona che è inaffidabile, è chiaro che non ci sta. Parecchia gente mi ha detto come mai che non fate più telerompo, che era veramente molto bello, attenti a quei due, tutte queste storie qua. Niente, adesso vedremo cosa succederà. Quella. Buongiorno, mi hanno detto che sta cercando un collaboratore. Chi l'ha visto? Venga. Posso? Venga, dai, vediamo un po'. Buongiorno. Roby, mi sei mancato. Ah, sono mancato. Come posso vivere senza di lei? Ma è possibile che uno va per via Garibaldi e chi ti incontra di sera? È il destino. Roby, io e te siamo inseparabili. Come l'acqua santa, esatto, sì, non so com'è. Comunque la situazione è questa, allora, drammatica. Io dico, la persona è inaffidabile, come tanta gente ha scritto, lo so. Allora io dico, ma posso giustificare? Una settimana sì, una settimana no, mi devi dare la possibilità di giustificare. Signori, cittadini, goriziani e non, il sottoscritto sta facendo un miracolo, eccolo, vuol fare il sindaco. Madonna. Roby, ti non te la vuol fare, lo fa su me. Però per fare il sindaco che vuole l'esercito, che vuole portare le famose 40 persone, quindi il mio tempo lo dedico anche per il futuro della città. Ve lo dico così, inaffidabile ragazzi. Inaffidabile. Però insomma io perché ci metto la parte. Lui si dimentica, anche se lo votate, lui si dimentica anche di andare in comune. Porca miseria, ma avrò l'autista, che verrà a prendermi. Avrà una settimana, se no... Ma anche il sindaco, però Roby, adesso abbiamo fatto, faremo forse la pace, dipende un po' da quanto mi dai, perché a questo punto qua minimo 500 lire te ne devi dare al mese, no euro, 500. Allora, il bello della diretta, cosa fa l'uomo? Viene a prendermi in stazione, con la valigia, mi offre la cena, strano dirsi, bistecche così grandi ragazzi, no green pass, dopo ve lo faccio vedere, la foto, no, alla fine ho detto, dovevo decidere, no? Chi ha preso la valigia, te l'ho messa in mano, ho fatto l'autista, il chauffeur, neanche il sindaco non era così, che ho aperto la porta, l'ho messo dentro, mi sono messo in ginocchio, in ginocchio da te, Roby, in ginocchio da te. Scusati con i giovanotti qua. Nella favola ero molto impegnato, due consigli comunali, la lista, le donne, e dopo le donne. Sciopero della fame, il barbiere che non può tagliarmi. Esiste anche il telefono. Sì, ma è telefonato, tagliare. Ma lui fa apposta, no? Allora, quando io lo cerco, o vai all'estero, dove vai? A Monte Carlo, dove scappi tu? In pratica non è raggiungibile. O lui vede il numero e dice, per solito inaffidabile, aspetta che lo cancello dalla lista. No, per niente. Comunque non possiamo stare... la gente ci fa per la strada, ma siete tutti impazziti. Ho detto, se la gente serviva il telerompo, perché facciamo vedere tante cose, ma è importante, io sono disponibile, ma il giovanotto no. Sarò disponibile. Adesso abbiamo risolto il problema. Allora, abbiamo dato le armi all'Ucraina. Dopo le armi sono arrivate, no? Solo un secondo. Allora, diciamo alle persone, se lo volete, referendum, dite di sì o no. O no, semplice. Allora, io vedo quanta gente che ha detto... Quanti mi hanno? Allora, lui farà un referendum sulla pagina Facebook, dove scrive, Zotti, lo volete o no? Ecco. Chi mi vuole fa così, chi non mi vuole fa così. Esatto, semplice la questione. Ecco, e lì faremo la votazione in base a chi mi ama, a chi mi odia. E lì lo vedi. Adesso andiamo avanti col programma immediatamente. Esatto. Noi diciamo, l'Italia finalmente cosa dà? Dalle armi. Dalle armi. Certo. Ma soldi per la sanità manco per cavolo. Non ci sono? No. Non ci sono? No, ma io dico, 3 anni fa ero ricoverato, come si chiama? Ospedale. In urologia. E cosa avevamo? Un reparto insieme. Allora c'era urologia, chirurgia e ortopedia. L'unico stanzone, uomini e donne, bellissimo, uomini e donne, sì, a noi ci sta bene, perché beh, chiaro, vedi qualcosa, ogni tanto dai un'occhiata, scherziamo, per la compagnia.
Sì, diciamo, ma all'epoca, quando ero ragazzino, mi ricordo che in ospedale c'erano questi reparti, e c'era il reparto donna per le donne, primario, il reparto uomo per le donne, primario. C'era tutta una cosa diversa, cari amici. Adesso però i soldi per la sanità non li trovi. Non ci sono. Poi più. Saluto il caro primario Vianello, che praticamente non lo sento più perché forse sa che non sono vaccinato. Sei pericoloso. Però prima gli andava bene, no? Il robot non si sa cosa succede. Speriamo che lo usino. Ecco, non è arrivato. No, ma però mi domando, non si fa più sentire né niente. No. Sarà una campagna elettorale. Ma forse devo vaccinarmi. Minimo. Ma siamo in democrazia, posso fare quello che voglio dalla mia vita o no? Certo. Ecco, certo. Però tu che sei un primario, dovevi minimo. Una persona malata non ha né di destra né di sinistra né di centro. No, il dottore deve essere come l'avvocato. Esatto. Dobbiamo segnalare il funerale, no? Chi ti è morto? Ah, mi è morto l'uccellino sabato. Oh, miseria. E l'ho seppellito. Allora, abbiamo fatto il funerale. Perché io l'ho butto via. Bravo. Adesso, se c'è qualcuno che ha qualche uccellino, non grande, perché lui ha piccolo spazio. Io c'ho la casa del separato. Esatto. Se volete regalargli un uccellino, non so, una passera, una cinciallegra, una parusula. Una parusula, sì. Ma non quel pelo, cioè quelle piume, no? Sì, esatto. Che subito pensano male qua. No, comunque adesso a parte questo. La benzina, dai, sentiamo. Allora, abbiamo fatto un servizietto che parliamo di questo sconto del Conte Max sulla regionale, su quell'altro. Poi dopo verificate il servizio, quindi vi farete un'idea. Però mi hanno detto che in Slovenia è sempre un centesimo in meno che da noi. Sempre. E poi cosa succede? Limitazione. Limitazione per la benzina. Si può fare solo 40 litri. Dopo andiamo a verificare. Ma uno cambia, va un colpo a Salcano, un colpo a Casarosa, un colpo a Salcano, un colpo dell'altro, quindi riesce. Sì. Lui ha il Jaguar con due serbatoi da 80 litri, farà 4-5 distributori, ma riuscirà a riempire. Esatto. Ditemi poi dove che vado. Ma dove è il Jaguar quando eri giovane? E adesso c'ho la bicicletta. Ma il tuo padrone ce l'aveva già. Il mio ex padrone aveva la Jaguar. Ecco, vedi, bei tempi. In quell'epoca avevo l'idea di comprarmi la Jaguar anch'io. Allora ti propongo. Tu fai il sindaco. No. Romoli aveva già Jaguar quando era sindaco. Lo so, lo conosco. Però era suo quella. Potresti fare un investimento e comprare un Jaguar storico, vabbè. Quindi Roby non viene in lista con me, non vuol fare il sindaco, continuerà a fare il servizio, le riprese, finché non mi si chiudono gli occhi. Avremo la telecamera da darti. Però il bello adesso c'è una che si candida, allora parlavo della via del Pissatoio, no? Certo. Ecco, che sarebbe il Corso Verdi, anche la via dei Frozen. Ecco, lì dobbiamo stare attenti noi maschietti, quando passiamo vicino ai giardini sul lato destro, è meglio montare sul marciapiede perché sennò lì si fa veramente, e ci rompe le uova di Pasqua. Sì, le uova di Pasqua in anticipo. Esatto. Allora, diciamo allora che questa signora diceva che siccome siamo poca gente, allora i soldi in comune ce ne sono di meno, non si riesce a lavare i marciapiedi. Dove c'è tutte queste cagnolini fanno la pipì perché praticamente è proprio giallo, ma so che significa giallo i pali. Adesso ha piovuto, ci siamo salvati. No, passerò bene a vedere. La puzza non la sente nessuno perché siamo tutti col virus. Ma non gli diamo la colpa ai cani. No, il cane fa il suo. Ai padroni passano via. Sì, adesso vogliono la bottiglia. Poi diceva che si porti una bottiglia. Cosa serve una bottiglia? No, ecco, bisogna far pulire un po' questa città. La squadra che va a bagnare o con lo sbruffador, quello per il garderame. Invece di dare i soldi per le armi, date i soldi a due persone che fanno le pulizie ogni due giorni, una bella lavata ai marciapiedi. Comunque, che siamo in piena campagna elettorale, ci sono lavori dappertutto. Pieno. In via Vittorio Veneto, in via Duca d'Aosta, in via di qua, in via di là, marciapiedi. Com'è quella piazza Medaglie d'Oro che è successo ieri? Piazza Medaglie d'Oro, ieri che ha preso fuoco il caminetto. Ecco. Però c'è quella rotonda con... Sarà 3 metri per 2 con buchi strani lì perché hanno fatto tutto quanto e sono dimenticati. Tu hai segnato già un mezzo. Io ho filmato anche tutto il pezzo.
la via San Gabriele asfaltata, nuova. Ma cosa ti costava di venire fino a mezzo qua? Sì, di mettere l'asfalto, no? Capito? Finisce l'appalto e sì, non si fa. Ma proprio, guarda che... Comunque, noi continueremo, andremo anche a fare un servizio. Ma sì, mai, esatto, perché lì può succedere qualcosa. Sì, quelle con le biciclette come te, sì, magari... Vai, perché io ti vedo, tu mandi messaggini, guidi la non bicicletta, credo proprio, filmi, no? No, io devo stare attento alla strada, no, perché non so mai che c'è qualcuno che mi passa. C'è qualche giovane che va sì, in giro va via dritto, senza sì, mani, ecco, se va lì senza mani, sul primo buco che trova si fa esatto, anche male. Sì, sì, esatto. Abbiamo già abbastanza materiale sì, con il discorso del referendum. E poi seconda cosa, cari amici, questi qua, inaffidabili, il giovanotto, esatto, cosa succede? Se fa le guerre fra di loro, invece di fare un'unica forza, un unico sindaco, un unico gruppo, no, mi voglio fare il sindaco, mi voglio fare il sindaco, mi voglio fare il sindaco. Avremo una decina dei candidati. Ma ho capito, ma come fai a vincere contro un personaggio? Se tu ci vuole un'unica persona che si combatta contro un personaggio. Un generale e un esercito grande. Invece qua abbiamo più generali che esercito. Sono tutti che vogliono fare il sindaco. Vedremo, Roby. La storia ci darà ragione. Va bene? Vedremo, io non dico niente. Va bene, vista come lo dico. No. Io la politica, non, vi ho già detto, non sei mi piace. Cattivo. Perché c'è questo grande anche Salvini ipotesi. Io non so chi lo vota, perché veramente devo dire, tu vai in Polonia con la maglietta. Con la maglietta dei Putin. Che figuraccia, ma, no? Ma sei assurdo, prima era culo e camicia, ma si dimenticano, no, se diciamo che era prima culo e camicia con, Putin, con Putin, con Orban, con tutti, Orban americano, anche il nostro amico americano era. Ma Orban che adesso ha vinto, no, l'Ungheria, certo, ho parlato con due ungheresi, mi hanno detto che sono contentissimi di questo personaggio, perché quello sta come si deve, no, prima, oh, prima tutto per di qua, poi no, però, dopo per il popolo, poi contro, poi firma per il Green Pass, ma allora tu veramente non aiuti il popolo, caro mio. Cosa serve? Cosa serve? C'è questo minestrone, tutti insieme. Tu Roby, dai. Ma vai a Roma e cominci a mangiare le aragoste, lo so, le ostriche, e c'hai le escort, non le forte escort, le escort, quelle, il carbonio. E uno cambia idea, si svaga un attimo, no? Per quello non vado a Roma io, capito? Resto qua a salvare la mia città. No, ma perché comunque l'italiano speriamo che si svegli, Adesso bisogna dire, Oretti, che ti faccia il museo della storia di Gorizia. 30 anni, quanti 35 anni di storia? 33 anni, ma comunque guarda, io... Non vuoi fare il museo? No, ma poi non mi interessa Oretti. No, ho detto, lui è l'assessore alla cultura. Ma non mi interessa, perché a me interessava personaggi di cultura come che si vede. No, hai filmato il Papa, filmato... Sì, io ho già detto, hanno fatto due mesi o tre mesi chiusi, non dovevano prendere soldi. Sì, ma chi si rifiuta di prendere 3.000, 2.000? E poi cosa hai fatto? Non hai organizzato niente, quello stavi a casa e prendi i soldi, dai. Questa non è una cosa. Si sono aumentate anche la paga. Si sono aumentate anche la paga, dai. Allora c'è crisi. Sì, dove siamo arrivati? Dai. Boh, quindi Roby, chiudiamo qua. Allora cosa facciamo? Facciamo la pace. Sì. Quindi, 1, 2, 3, attenti a quei due. Aspetto i vostri voti. Mi raccomando, Il referendum. Se volete Zotti, dite di sì, se non lo volete, dite di no.